Oh. Siccome c'è abbastanza caldo, mi si sono gonfiati tutti i capelli. Ciao ragazzi, siamo in un posto che ho visto soltanto nelle foto, non è molto conosciuto, però merita. Questo posto è Rayu. Poi effettivamente venirci da soli, anche andarci in compagnia, però forse soli è un pochino peggio. Dalle informazioni che ho trovato, non è un posto troppo antico, ma era molto popolato, perché nonostante sia comunque un piccolo agglomerato di case, ti leggevo 400 persone in altre 500. A quanto pare sembra che sia stato costruito tra gli anni 40 e gli anni 50, probabilmente nel periodo come tutti gli altri borghi, però rispetto agli altri conserva una tragedia. Si sentono sempre rumori. Oggi c'è vento per giunta. Tutti gli altri borghi che ho visitato, diciamo, sembrerebbe non essere mai successo nulla. Invece qui è successo qualcosa. E purtroppo delle persone sono venute a mancare per una tragedia. Una tragedia successa, pensate, la notte di San Silvestro del 72. A causa di una forte alluvione, il fiume si è ingrossato e ha portato con sé la parte bassa del paese. E in una di queste case, a quanto pare, era presente una famiglia che è stata spazzata via. Da lì, il paese in pochi giorni, appena è finita l'alluvione, sono andati via tutti. Il paese è rimasto in abbandono. Dal 72 fino ad oggi. 47 anni. E vi dirò però, 47 anni, eppure questo borgo, rispetto a tutti gli altri che ho visitato, sembra che dimostra di più gli anni del suo abbandono. Ha veramente l'aspetto dei film, delle città invase dalla natura, dove la natura cerca di riprendere il sopravvento. Perché in altri borghi che ho visitato, Borgo Schirò, Borgo Borsellino e tutti questi, non hanno i muri ricoperti di vegetazione, queste stradine tutte ricoperte di vegetazione. Forse perché qui c'è molta umidità, c'è la foresta tutta attorno, però è proprio questo quello che rende affascinantissimo questo posto. E io sinceramente non so da dove incominciare. Che tetto basso! Mamma mia che luce, ragazzi, che c'è. Bellissimo. Un tempo si usciva di qua. Mamma mia che posto spettrale questo. Si riesce a vedere bene il solaio di sopra con tutti i muri, le porte. Ecco, io già stavo cadendo. Che ambienti piccoli. Non riesco neanche ad affacciarmi. Bellissimo com'è. Questa è una gigantesca ragnatela, ha invaso tutto. Si può passare da un balcone all'altro. Si sentono le finestre che sbattono. I gradini sono un po' messi male.
incredibile e sana. Certo, chi stava qua aveva una vista fenomenale. Evidentemente quando c'è stata l'alluvione c'erano delle case qua sotto e sono state spazzate via. Qui tutto è stato invaso. Proviamo a salire l'ultimo piano. Ah, wow. Bellissimo. Da qua mi sa che c'è il balcone, meglio non andarci. Quelli forse erano dei fori per la scala a chiocciola. Ah, ma è proprio una decorazione così. Strana. Guardate, qui il solaio sta collassando piano piano. Ritorniamo sul viale principale. Guardate che carino. Ragazzi, qua dentro ci sono le super tenebre. Fa abbastanza spavento passarci di lato perché non hai lo spazio fisico per scappare, per allontanarti. Ah, sentivo i campanacci. Caspita, buco. Ma poi guardate questa stanza, com'è difficile entrarci. Cioè, tu arrivi, dovevi entrare di qua per forza. Però tu arrivavi qui, nel tuo balconcino. Guardate che meraviglia. Comunque, è uno di quei posti dove ti viene di fare... Ah! Un po' sì. È chiuso e hanno fatto anche bene. Ah, ma quello è un balconcino bellissimo, io ci voglio salire là. Vedete, uno entra e sprofonda giù. Ma poi che c'è qua? Ok, dietro a questa porta sembra non esserci niente che possa uccidere. Il solaio sembra tenere. Che figo sto tetto! Scaletta di legno che sembra fradicia. No! Ragazzi, questo è un posto magico. Mi fanno sempre riflettere quando si viene in posti come questo. Ma mi sono spaventato. E trovi queste cose qua. Trovi la bottiglia in piedi. Trovi questo. Questo è sicuramente un forno. Con ancora la legna sotto, tutta ricoperta di polvere. E qua c'è il famoso balconcino. C'è un venticello bellissimo qui. Stavi qui, ti godevi il panorama. Mamma mia, però scendere è terribile questa. Ecco fatto. Si apre. Cioè, il bagno era fuori? Così? Bello però questo albero. Ti blocca la vista, però è bello. L'acqua c'è. Io ero spuntato dalla prima. Spettralissimo, ma roba da pazzi. Ragazzi, questa scala è piccolissima. Se non mi volevo fare sentire da qualcuno, ero già morto. A chiuderla però non lo fa il bordello, vero? Io mi chiedo in questi casi se queste bottiglie qua sono una specie di mezzo per capire se è passato qualcuno. E senza dispensa siamo. Credevo che era così grande.
Era come se giù, se qua giù, ci fosse ancora, ci fosse una specie di strada. Mi sto impappinando. Wow, questo posto qua è incredibile. Io non so dove sto mettendo i piedi, però è bellissimo qua. Guardate qua. Qua è dove è venuto giù tutto. Da giù, oltre ad esserci materassi, c'erano pure scarpe e altro, ma non ben identificato. Mamma mia, che posto assurdo! Chissà là cosa c'è. Mannaggia, questa è una stanza troppo strana. Qua c'è un forno. Ok, qua il pavimento è pericoloso. Guardate, lassù c'è una piccola cappellettina. Cioè, ma io vorrei sapere che ci guardano. Ma che volevano? Cioè, mi sono spaventato io, sono dovuto salire qua sopra. Dice, ora mi caricano. Quindi forse il metodo è salire più in alto per sembrare più maestosi? Chissà. Questo è dove eravamo noi prima. Guardate questa ciotola come è rimasta in bilico. La porta. Cosa puoi volere di più? C'è il porticato, hai la vista. Bellissima. C'è uno stanzone enorme, vuoto. C'era solo questa la casa, posso credere mai. No, no, vabbè, questo sarà usato sicuro da qualche pastore. È troppo in buone condizioni, tranne qua. Sì, per forza qua con la scala. Onde evitare che ci rincorre, anzi mi rincorre, preferisco scendere tanto giù, a voglia, a cose da vedere. Guardate, quest'albero è spuntato proprio davanti alla porta. Anche qua. Abbastanza spaventosissimo. Vediamo. Bellissimo qua. Ah, peccato, qua hanno spaccato il coso. Ah, ragazzi, guardate. Questo è chiaramente un ricordo per la famiglia che è scomparsa. Io credo che sia giusto comunque celare i volti anche se sono persone che non ci sono più. Questo muro così mi ha sempre fatto impressione che si scrosta in questo modo strano. Anche qua. Chissà se è l'umidità. Tutti i mattoni rossi tipo si sono sbriciolati, hanno ricoperto. Cioè ce n'è uno sano? Sì, qualcuno sano c'è.
Bene, ora sta incominciando a diventare un vero e proprio labirinto. Che diavolo! È pieno di animali volanti, forse sono pipistrelli, non mi infilo. Ma che mi dici? Ma questo è vero? 1968? Mi sembra avere un giornale del 68. Wow, figo. C'è un buonissimo odore di menta, si sente. Certo, le case sono state proprio svuotate totalmente. Ma guardate che ordine! Giustamente, se qualcuno vuole, anche se io non ci mangerei mai in questa griglia. Si vede sotto la porta aperta. Guardate questi pavimenti. Buoni. Ciò qua non ha senso scendere, qua uno conviene che salta. L'invasione della natura. Che bello! Magari qua non è il caso di entrare. Guardate qua che bello. Strafantastico. Bellissimo qua. Probabilmente c'è il rischio che il solaio crolla. Meno male che ci mettono i segnetti. Anche se in realtà piano piano sta venendo giù tutto. Non è rimasto più niente, ma il ricordo fa capire la meraviglia. Ah. Numero civico 16, come lo trovi qui il numero civico 16? La scala mi regge secondo voi? Ah, mamma mia, che meraviglia. Mica paura qua. Il sole sta già incominciando a tramontare. A questo punto manca solo il drone. Thank you.
E infine, l'ultima casa. L'ho lasciata per ultima per chi ha visto fino alla fine il video e anche per lasciare un ricordo. Cari ragazzi, io vi ricordo sempre che questi sono posti pericolosi e ci vuole sempre tantissima attenzione. Detto questo, io vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto.